Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come. Stanno circolando alcune voci che parlano di un presunto flirt tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini. Quanto c'è di vero? Com'è ormai noto, la bella showgirl si è ufficialmente separata dal suo ormai ex Tommaso Trussardi, con cui aveva vissuto una bellissima e intensa storia d'amore, da cui sono nate anche le sue due meravigliose figlie. I due hanno ufficializzato la rottura tramite un comunicato stampa, e hanno così deciso di prendere due strade differenti. Michelle è quindi ritornata single, ma qualche indiscrezione ha rivelato che la soubrette potrebbe essersi avvicinata al noto dottore. La verità appunto per cercare di dare un fondamento a queste voci, il giornale di più ha contattato la segretaria di Giovanni Angiolini. Cosa ha detto la donna? Il silenzio è stato finalmente rotto? La Hunziker continua intanto ad essere estremamente riservata su tutta la faccenda, e a non rivelare informazioni in più sul suo stato sentimentale. Il settimanale diretto da Alfonso Signorini avrebbe così contattato il dottor Angiolini mediante la sua segretaria personale. Mi dispiace ma il dottor Angiolini non vuole rilasciare dichiarazioni sulla sua vita privata, ha infatti detto lei, vuole sapere se è davvero il nuovo fidanzato di Michelle Hunziker? Non confermo né smentisco. Insomma, è stata questa la risposta della donna, le voci stanno intanto continuando a circolare e a parlare di una presunta storia d'amore tra i due. Quale sarà la verità? Chi è Giovanni Angiolini? Angiolini non è di certo sconosciuto al piccolo schermo, il medico ha infatti raggiunto la popolarità in TV, grazie alla sua partecipazione al celebre reality Grande Fratello. L'uomo vi prese parte nel 2015 e, nella casa più spiata d'Italia, conobbe Mary Falconieri. Proprio con lei ha vissuto una relazione, che è però terminata dopo la sua permanenza nel programma. Non è più apparso in televisione da quel momento, e si è occupato esclusivamente della sua attività di medico. Lavora infatti come chirurgo ortopedico presso la casa di cura Villa Igea ad Acqui Terme, Piemonte. Ha preso solamente parte ai fatti vostri come consulente ricorrente, ha infatti risposto alle domande dei telespettatori sull'ortopedia e i disturbi alla schiena. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video. Yeah.